4 luglio 2008, giornata di sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di Telecom Italia. L'azienda, riferiscono i rappresentanti sindacali, il 19 giugno 2008 ha confermato la necessità di operare dei tagli sul personale che conterebbe 5.000 esuberi suddivisi su varie funzioni interne, delle quali il 45%, quasi la metà, appartiene ai settori della tecnologia informatica, sulle cui risorse umane si affida la gestione infrastrutturale e sistemistica. La scelta di questi tagli ed ulteriori che l'azienda Telecom potrà prevedere è maturata sulla base di decisioni già prese negli anni passati, riferiscono i sindacati, ed è per questo che le organizzazioni si sono mosse affinché sia salvaguardata l'occupazione e la professionalità acquisita dai lavoratori del più importante gestore di servizi di telecomunicazioni italiano. I dipendenti e le organizzazioni sindacali hanno manifestato davanti ad una delle sedi direttive di Telecom Italia di Roma per esprimere l'incertezza per il futuro, ma soprattutto l'orgoglio di far parte dell'azienda nell'interesse comune di guardare al progresso e allo sviluppo in modo costruttivo, proponendo investimenti sulle risorse invece di avviare preoccupanti processi che comprometterebbero la serenità dei lavoratori e delle loro stesse famiglie. Lavoratori e organizzazioni sindacali chiedono attenzione all'azienda e risposte più rassicuranti e certe sulle strategie produttive e di industrializzazione che intende attuare Telecom. Battaglia molto forte che deve vedere i lavoratori quali gli unici in grado di salvare veramente questa azienda, che è strategica per il paese, che è strategica perché intorno a questa azienda si muovono altre 30.000 persone dell'indotto, perché i nostri ex colleghi esternalizzati hanno bisogno di garanzie per loro e per le loro famiglie. È insomma una battaglia che deve coinvolgerci tutti, che deve riguardare tutti. Siamo qui perché il sindacato era disponibile a discutere con l'azienda un piano industriale e l'azienda, anziché il piano industriale, ci ha presentato 5.000 esuberi senza dirci perché, senza tagliare su costi che possono essere effettivamente tagliati. I rischi per il futuro dei lavoratori Telecom sono tanti. Fino adesso abbiamo assistito a degli snellimenti di personale, senza effettivamente avere invece degli investimenti per quanto riguarda il futuro tecnologico della nostra società. Io credo che siamo davanti a un momento di ristrutturazione più grande e più grosso che possa essere successo in Telecom. E quindi oggi non si può assolutamente stare zitti in silenzio. E perché se un'azienda fa a meno di un patrimonio professionale come quello che ha, rischia di chiudersi in se stessa, ripiegarsi in se stessa e di non avere quel giusto sviluppo che serve anche a questo paese. Mi sento direttamente coinvolto, come tutti, nel pericolo generale dei licenziamenti, ma soprattutto sento più del passato il bisogno di partecipare, di dire che questa azienda, che si sta ormai ripiegando da anni su se stessa, deve cambiare. E può cambiare solo con le persone che ne fanno parte. Non ci possiamo aspettare aiuti dall'esterno. Dobbiamo lottare noi che siamo dentro, per la Telecom, per lavorarci dentro. Noi comunque amiamo la nostra società. Piace lavorare all'interno di una società come Telecom. Vorremmo che tante persone recepissero il messaggio che non è nel provocare disoccupazione, mandare a casa dei lavoratori, si possa ottenere un risultato migliore per quanto riguarda uno sviluppo del Telecom Italia. Grazie. Io per esempio non ho in chiaro in questo momento le strategie dell'azienda, le strategie che l'azienda si vuole dare. Non può continuare solo con la strategia di ridurre o con l'ottica di ridurre il personale. Servono investimenti da parte degli azionisti, servono
politiche chiare commerciali. In questo momento questa cosa non c'è e la manovra sul personale non può essere l'unica. E questo è il messaggio che vogliamo dare. È necessario capire che da questo momento le situazioni cambieranno e da questo momento tutti i lavoratori devono cominciare a impegnarsi in prima persona, avere la responsabilità di quello che succederà dopo per se stessi, per i licenziamenti e i trasferimenti e per quelli che verranno dopo. Da oggi cambiano le cose. Se non ci dovessero arrivare a soluzioni convincenti, come è molto probabile, sicuramente si aprirà una seconda fase di lotta in cui si sarà previsto questo tipo di manifestazione.